Bentornati amici di Army Magazine, io sono Monica, faccio tiro dinamico sportivo e collaboro con la vostra rivista di armi preferita. Questa settimana la protagonista della nostra prova è una carabina in calibro 22. È una carabina turca, parliamo della Deria TM22 LA18. LA sta per level action, ovvero funzionamento a leva, mentre 18 indica la lunghezza della canna in pollici, che sono 457 mm. All'interno della canna troviamo 6 rigature con passo da 1 a 16 pollici, mentre invece la volata è filettata per permettere il montaggio, nei paesi dove è consentito, dei soppressori sonori, quindi silenziatori. Questa carabina ha una particolarità, è l'unica in questo calibro a presentare un funzionamento a leva e un caricatore monofilare amovibile da 10 colpi, al posto del classico serbatoio tubolare sotto la canna. Caricatore che ha lo sgancio sulla parte destra, facilmente raggiungibile con l'indice della mano destra, appunto. Questa carabina è molto leggera, grazie alla calciatura polimerica, infatti pesa solamente 2,3 kg. Calciatura che presenta delle lavorazioni nei punti di presa che permettono alle mani di non scivolare. Inoltre vi è un calciolo in gomma molto spesso e un poggiaguancia regolabile grazie a questa rotella. Questo poggiaguancia regolabile ci permette di sfruttare al meglio la possibilità di montare sulla slitta Piccatinny, ricavata sulla sommità dell'azione in lega leggera, un'eventuale ottica. Punto rosso che non è obbligatorio da montare su questa carabina in quanto presenta già tacca di mira e mirino, in cui il mirino è fisso e la tacca di mira è regolabile in altezza. Redolfi Armi importa questa carabina in Italia con classificazione sportiva e la presenta in armeria a un prezzo di 595 euro. Ora andiamo all'Oklahoma Camp a vedere come spara. A seguito dei 5 colpi sparati con le munizioni GECO, la media è 325 metri al secondo. Guardiamo ora le rosate, abbiamo fatto da in piedi con GECO
e fiocchi subsonic, e invece da appoggiati con le munizioni GECO. Come possiamo vedere, da in piedi è un po' più complicato e bisogna prenderci la mano, mentre invece con l'arma appoggiata, già al primo tentativo, c'è una precisione molto elevata. Siamo tornati dall'Oklahoma Camp dove abbiamo provato e messo alla prova questa Deria TM22 con diverse munizioni commerciali su una distanza di 25 metri. Durante la prova non abbiamo avuto nessun inconveniente, nessun inceppo. La carabina ha sparato ogni tipo di munizione senza incertezze e questo ci ha permesso, come spesso accade con il calibro 22LR, di divertirci molto. Passiamo ora alla pagella di Army Magazine con la prima voce che è l'ergonomia. Il punteggio è 5 su 5, la carabina è molto leggera e si impugna bene, ha dimensioni molto compatte, quindi tiratori e tiratrici di tutte le taglie possono utilizzarla senza problemi. Il secondo punto è la precisione. A una distanza di 25 metri questa Deria si è dimostrata precisa sia nel tiro in piedi sia in quello da seduti, con appoggio anteriore. Punteggio dunque 5 punti su 5. La terza voce della nostra pagella è il rapporto qualità-prezzo. A poco più di 500 euro si porta a casa una carabina precisa, ben costruita e con due caricatori di scorta. Il punteggio dunque è pieno anche in questa categoria, 5 punti su 5. La media è presto fatta, 5 punti su 5. La TM22 è una carabina nata per divertire il tiratore e fa della semplicità uno dei suoi punti di forza. Consideriamo anche che questa carabina è utilizzabile praticamente in ogni TSN italiano. Concludiamo con le nostre solite tre raccomandazioni. Primo, non esistono armi scariche. Secondo, proteggere sempre vista e udito quando siete al poligono. E terzo, dito lontano dal grilletto finché non volete sparare. Arrivederci e alla prossima!